Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati con questo appuntamento di formazione targato Unicredit che oggi vedrà la partecipazione di Gabriele Bellelli. Ciao Gabriele, buonasera e ben ritrovato. Ciao Riccardo, buona serata a tutti. Allora, siamo già numerosissimi, Gabriele, infatti prima scherzavamo un po', allora io do sempre qualche minuto a tutti per connettersi, con calma, quindi per non perdere l'avvio, però ne parlavamo con Gabriele, ho detto guarda, partiamo prima, quindi non concediamo i 5 minuti classici di attesa, insomma, perché siamo già numerosi e di questo noi vi siamo sempre grati. Perché, lo ripeto sempre, la formazione non è mai abbastanza, quindi diciamo c'è sempre voglia di formazione. Gli appuntamenti di Gabriele sono sempre molto molto interessanti e sono sempre volti fondamentalmente all'analisi di alcune strutture di certificati. Quindi con Gabriele spiegheremo la struttura, spiegheremo quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità di un certificato piuttosto che un altro. Vi ricordiamo sempre, non sono dei consigli per gli acquisti, ma sono delle indicazioni di strutture che poi voi potrete fondamentalmente utilizzare e tarare in base a quelle che sono le vostre esigenze, la vostra pianificazione finanziaria, i vostri portafogli eventualmente già costituiti e quant'altro. Quindi prima dell'acquisto bisogna comunque fare sempre un ragionamento di fondo. Detto questo, prima di lasciare la parola e lo schermo anche a Gabriele per le sue analisi di mercato, ricordo a tutti un paio di aspetti. Allora, il webinar è registrato e sarà disponibile a partire da domani nella sezione che vedrete qui in sovraimpressione, che scusate, ho il bannerino di GoToWebinar, eccola qui, che è OneMarket Webinar. Qui trovate tutti gli appuntamenti passati, le registrazioni, che sono accessibili in qualsiasi momento, quindi se dovete lasciare il webinar, dovete andare via prima, non preoccupatevi, avete a disposizione questo fantastico tool che può essere consultato in qualsiasi momento. Altra cosa, La sezione eventi è presente in home page, qui dove ci sono tutti i futuri eventi accessibili, e poi la sezione One Market formazione trading, formazione investimenti. Quindi qualora vi interessi la struttura di un prodotto ma non avete compreso bene le caratteristiche, le peculiarità e quant'altro e volete un'infarinatura generale sulla, appunto, come dicevo, sulla struttura del prodotto stesso, nella sezione formazione, in questo caso investimenti, perché tratteremo prodotti di investimento, troverete quello che fa il caso vostro. Oltre questo, vi ricordo comunque che una lettura del KID o delle brochure dei prodotti è sicuramente d'aiuto a capire quali sono le peculiarità, capire quali sono le date in cui magari il prodotto andrà a pagare, e quindi fondamentalmente vi potrà essere di supporto. Io ho finito con gli annunci, Gabriele, se tu sei d'accordo ti passo lo schermo, così magari fai vedere qualche analisi, e poi passiamo ai nostri certificati. Sì, assolutamente. Partiamo come al solito con una brevissima panoramica, no? Di quello che è lo stato dell'arte dei mercati finanziari. Si vede in sfondo il mio... Allora, ho sbagliato a condividere, eccoci qua. Dicevo, come al solito, giusto 2 minuti di presentazione, no, della panoramica. Allora, se vi ricordate, nelle ultime occasioni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato 2 grafici in particolare. Il primo americano, andando ad analizzare la accoppiata S&P 500, quindi indice azionario, e VIX, indice della volatilità, e poi a seguire andavamo a analizzare che cosa? Il ratio, quindi il rapporto tra indice azionario europeo, in questo caso l'Eurostox 50, e il suo indice della volatilità, che è il VSTOX. Quindi vedevamo prima la versione americana, poi la versione europea,
di come prezzi e volatilità si stavano comportando. Se vi ricordate, più volte abbiamo sostenuto che l'azionario era sui massimi, che la volatilità era al contrario sui minimi, e quindi era una fase a cui prestare attenzione, perché le possibilità che il mercato azionario correggessero erano elevate, cominciavano a essere elevate. Eccoci qua, sono passati un paio di appuntamenti, in realtà, da quando abbiamo cominciato a individuare, insomma, queste situazioni di criticità dell'azionario, e al momento sembra che il mercato effettivamente abbia cominciato una fase di correzione, quantomeno sicuramente i mercati oggi nelle ultime sedute si sono dimostrati meno, diciamo così, meno in forma rispetto al passato. C'è un calo indubbio di forza relativa. Quello che vediamo in sfondo in questo momento, vedete, è l'S&P americano. Vedete, nelle ultime sedute abbiamo avuto una fase di correzione con un primo, vedete, aumento di volatilità. Quindi pare che una debolezza di breve sia iniziata. Quando terminerà non è assolutamente dato a sapere, non servirebbe la sfera di cristallo, però il dato è sicuramente questo. Probabilmente anche le prossime sedute, forse anche una situazione anche di più ampio respiro, potrebbe andare sicuramente a, diciamo così, essere vissuta all'insegna della debolezza. Stesso punto di vista, fondamentalmente, qui lo vediamo da un punto di vista diverso, con il ratio in chiave europea, ma il dato è lo stesso. Vedete, avevamo tre situazioni di eccesso rialzista su base settimanale del ratio, avevamo quindi sottolineato questa situazione critica. Effettivamente vedete che poi l'azionario ha corretto e si è riportato verso valori mediani. Per generare una buy opportunity sul mercato azionario, la situazione ideale sarebbe che il nostro ratio giungesse nella fascia bassa di oscillazione, quindi verso la linea blu. L'ideale, in realtà, per dare il timing proprio più preciso, vedete, sarebbe nel momento in cui abbiamo una chiusura del ratio, quindi del rapporto tra azionario e volatilità inferiore alla banda inferiore. Scusate, no, il gioco di parole, però vedete che in automatico il software colora di blu tutte le volte in cui abbiamo una chiusura su base settimanale inferiore, no, alla linea più bassa. L'abbiamo avuta qui, l'abbiamo qui, l'abbiamo avuto un altro momento. Vedete che non sono tantissimi storicamente i segnali, sono un paio all'anno per dare un'idea, però sono sempre punti di buy opportunity. Dal mio punto di vista, ripeto, questa correzione di questa fase di debolezza non è da intendersi come un'inversione di tendenza, ma sarà una nuova, appunto, buy opportunity, cioè una nuova opportunità di acquisto sui mercati, se non altro perché fondamentalmente le banche centrali sono ancora ben schierate sui mercati, e fondamentalmente grosse alternative a livello di azionario, di alternative sì, rispetto all'azionario, non ci sono, perché la liquidità non rende nulla. L'obbligazionario è un asset che in questo momento è privo di rendimento, l'oro non paga interessi e guadagni solo se sale, quindi di fatto gli investitori sono più propensi all'azionario. Quindi queste debolezze probabilmente saranno ancora una fase di occasioni d'acquisto. Però attenzione che il dato è importante. È importante quando parliamo ad esempio di certificati come oggi, perché fondamentalmente tutte le fasi di debolezza dei prezzi spaventano il risparmiatore, no? Quando si comincia a vedere un segno meno dell'S&P 500 che magari dura per un giorno, 2 giorni, questo vedete l'andamento a 5 sedute, ecco che allora fondamentalmente l'investitore, no, soprattutto quello che neofita, si lascia un attimo prendere dalla paura, dalla tensione, eccetera. In realtà sono movimenti assolutamente fisiologici, vi dirò di più, sono i momenti migliori dove cominciare a cercare e acquistare i certificati. Non mi ricordo, non mi smetterò mai, diciamo così, l'abbiamo già ripetuto più volte, ma giova sempre ricordarlo: i certificati conviene comprarli nei momenti in cui c'è debolezza e volatilità in aumento da parte del sottostante. Quindi queste fasi di debolezza non devono assolutamente preoccupare, sono fisiologiche, probabilmente saranno una nuova occasione di acquisto, ma soprattutto saranno un'occasione di acquisto per i certificati. Non dimentichiamolo inoltre che quando lavoriamo con i certificati, lavorare con strumenti che hanno una barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza, una cedola con effetto memoria, possibilmente se è presente anche un'opzione airbag, beh, sicuramente sono le condizioni migliori, no? Perché selezioniamo i certificati con le caratteristiche più prudenti, ripeto, barriera discreta, attiva sulla scadenza,
effetto memoria della cedola e airbag del capitale abbinati a una fase di debolezza e di elevata volatilità. Ecco, unendo tutti questi elementi abbiamo sicuramente le condizioni più propizie per l'investimento in certificati. Quindi ben vengano situazioni di questo tipo. Perfetto, quindi secondo te, allora, questa momentanea debolezza comunque non è un'inversione, giusto? Il trend è sempre forte, dicevamo. Dal mio punto di vista, sì. Certo, e ricordiamo anche questo, il fatto che fondamentalmente, dato che, allora, è bello un po' intrecciare i discorsi, nel senso che parliamo di un mercato. Fondamentalmente, che è un mercato che è in fase di debolezza con un incremento di volatilità. È bello vedere anche come si comportano i certificati. Ora andremo a spiegare magari le caratteristiche per cercare di capire anche i payoff asimmetrici e come si comporta fondamentalmente un certificato in momenti anche di ribassi di mercato. Quindi, quale scegliere, cosa scegliere in base alle proprie esigenze ed eventualmente anche se abbiamo tempo. Fare delle differenze o diciamo sottolineare quelli che sono gli aspetti positivi e negativi, magari proprio confrontandoli con l'investimento azionario. Anche questo è un ragionamento che bisogna fare per capire appunto effettivamente vale la pena investire su un certificato piuttosto che il certificato non fa al caso mio o alle mie esigenze, quindi meglio investire direttamente sul sottostante, perché ovviamente il certificato non è diciamo quello che è l'unico strumento, ci sono tantissimi strumenti su cui si può investire. Bisogna fondamentalmente andare a cogliere quello che è il prodotto giusto in base alle proprie esigenze. Allora, Gabriele, non so se tu hai finito con l'analisi Sì, e mi riprendo lo schermo. Perfetto, prima di riprendermi lo schermo però, allora ci sono già arrivate un paio di domande. Una ci è arrivata per email sulla nostra mail del servizio clienti, che ricordo sempre, ricordo a tutti che è info.investimenti@unicredit.it. E poi una domanda qui in chat. Io nel frattempo mi riprendo assolutamente. diciamo, riprendo lo schermo. Allora, nell'email ci scrivono: buongiorno, avrei le seguenti domande. Investire su materie prime in questo momento come ArcelorMittal? Allora, in realtà, se si dovesse investire su ArcelorMittal prendendo in considerazione il settore materie prime, sarebbe una sorta di proxy, cioè non vado direttamente sulla materia prima, ma faccio una sorta di negoziazione correlata. Si chiama proxy o proxy hedging, se voglio parlare di un hedging, quindi di una copertura, piuttosto che appunto, quindi non è una relazione diretta sulla materia prima. Quindi poi magari lascio un'indicazione a Gabriele se vuole commentare o eventualmente trovare dei certificati interessanti. La seconda parte della domanda, Gabriele, rispondo, purtroppo non è, diciamo, attinente al webinar odierno perché fa riferimento ad un ETF, quindi chiede fondamentalmente indicazione su un ETF. Non è tema del webinar odierno, però so che Gabriele magari potrà rispondere in separata sede sui suoi canali social, quindi insomma. Assolutamente, se mi scrive una mail g.belleli@belleli.biz oppure va su Facebook, digita Gabriele Bellelli, trova oltre al mio account personale anche il gruppo Facebook che gestisco, che mio è un gruppo chiuso, ma uno chiede l'iscrizione, può chiedere, mi scrive la domanda, io rispondo molto volentieri a tutti. Ok, allora Gabriella, io ho visto che stai facendo fondamentalmente, avevi preso sotto mano ArcelorMittal, non so se avevi magari delle analisi in merito a questo prodotto, in merito a questo sottostante. Molto ballerino fondamentalmente, no? Lo si vede qui dalla quotazione. Questa è la quotazione, vedete, negli ultimi anni ha avuto fasi rialziste, fasi ribassiste, un titolo molto direzionale da questo punto di vista. È una società sicuramente da prendere con le pinze dal mio punto di vista, però in questa fase storica di fondamentalmente positiva per tutto quello che riguarda il settore, diciamo così, delle commodity. Può essere sicuramente presa in analisi. È un titolo in generale che io non amo moltissimo, devo essere sincero, però
In questo momento storico particolare, sì, adesso c'è questa aspettativa, no, di inflazione in America, di conseguenza un po' tutte le materie prime da qualche mese a questa parte sono impostate a rialzo. È una situazione un po' unica, se vogliamo, perché in genere quando si parla di materie prime, in realtà non ci si riferisce a un'unica tipologia, ma si tratta di materie prime che hanno caratteristiche diverse. Pensiamo, non so, alla differenza tra il petrolio, il succo d'arancia o i maialini, no? Per dire, sono tutte materie prime, però tutte con caratteristiche diverse, tutte con stagionalità diverse. E quindi in realtà alla voce, no, materie prime c'è un mare magnum di cose. In questo momento storico effettivamente c'è una pluralità di materie prime, soprattutto quelle legate all'alimentazione, settori come il legname, eccetera, che sono più, diciamo così, suscettibili dell'inflazione, ecco che effettivamente stanno salendo. Il rischio in questi casi, sai qual è? Quello di investire guardando lo specchietto retrovisore, no? Cioè investo oggi basandomi esclusivamente sulle performance passate, e quindi vedo che una materia prima ha fatto più 20, più 30, più 40 l'anno scorso, negli ultimi mesi, do per scontato che lo faccia anche nei prossimi mesi. Non è esattamente così, può capitare come può non capitare. Ad esempio, l'esempio classico che mi viene in mente così su due piedi è il discorso della clean energy, no? L'anno scorso ho messo a segno una performance particolarmente positiva, ad occhio e cifra, mettiamola in questi termini, ecco, quest'anno invece stenta sicuramente. Perché? Perché ovviamente non può salire del 100% tutti gli anni, e quindi ci sono fasi di, in questi casi, dal mio punto di vista, occorre utilizzare un approccio dinamico, quindi comprare e vendere con un approccio trend follower. Le materie prime sono a carattere breakout, a carattere trend follower, come natura del movimento della quotazione, quindi rimanere in tendenza finché il trend effettivamente rialzista, appena il trend inverte, uscire e mai comprare su debolezza. Questo è il concetto. Certo, benissimo. Poi magari, Gabriele, allora, noi intanto seguiamo un attimo la scaletta, fondamentalmente che ci eravamo prefissi. Poi magari, sulla base di questa domanda, andiamo a capire anche come poter trovare dei certificati collegati ad un determinato sottostante. Quindi magari facciamo vedere come utilizzare il sito, che può essere d'aiuto appunto per il nostro investitore, il nostro amico che magari vuole insomma, trovare il sito. In base a quello che dicevi tu, Gabriele, tu sai, io sono stato tempo fa sales di materie prime, quindi una certa esperienza sulle materie prime ce l'ho, e ti dico, per farti un esempio, il rame ora è praticamente sui valori, sui massimi storici, è a 10.000 euro, 10.000 dollari a tonnellata. Se dovessimo fare un esempio, fino a qualche mese fa ne quotava 5.000, quindi se dovessimo fare un esempio basato sulla performance storica ci sarebbe stata un'esplosione. Mi raccomando, attenzione però, perché come si dice sempre nel disclaimer, le performance storiche non sono necessariamente una predizione di quello che succederà nel futuro, quindi molta molta attenzione. Detto questo, se mi dai, io mi riprendo fondamentalmente lo schermino, che ok, così facciamo vedere magari le prime strutture di cui vuoi parlare o di cui volevi parlare oggi. Io partirei, se per te va bene, dall'America come sottostanti, due azioni molto famose, molto in voga, Amazon e Facebook. Sì. Sì. Ti do l'Axin, allora DE000HV4 KC Como Como 8. Questo è un cash collect con una caratteristica, è un airbag, no? Quindi, cioè, contiene l'opzione airbag, non è un airbag lui, contiene l'opzione airbag. Ora, questo l'ho selezionato per una serie di motivi. Primo, perché fondamentalmente ha due sottostanti americani. Abbiamo detto che il mercato americano sta correggendo, nell'ultimo periodo i titoli tecnologici sono stati più deboli del resto del mercato, fondamentalmente. E quindi è un certificato, secondo me, che può essere interessante, perché se è vera, ammesso che lo sia, la premessa che ho fatto prima, che questa sia una correzione momentanea del mercato, che poi sia destinata a svilupparsi come buy opportunity, che poi, quindi a cui seguirà, no, una nuova fase rialzista,
Ecco che in quest'ottica sicuramente andare a cercare qualcosa sul mercato americano non è sbagliato. Ho preso due big del settore, due società che comunque producono utili, quindi non sono tra le società scommessa da questo punto di vista, sono leader nel loro settore, è difficile anche scalzarli da questo punto di vista. La struttura è quella del cash collect, quindi di un prodotto che paga una cedola periodica, e l'ho scelto anche con opzione airbag, in modo tale che se un domani dovesse verificarsi l'evento barriera, comunque la performance negativa viene mitigata appunto da quest'opzione airbag che permette di perdere meno rispetto ad esempio a un certificato gemello che non contiene questa opzione. Quindi in caso di incidente, cioè di performance negativa del prodotto, ecco che comunque il danno economico viene mitigato, cioè viene ridotto in termini monetari. È un prodotto, secondo me, dicevo, interessante. Oltretutto, se torno un attimo su, perché a memoria non mi ricordo presto, vedete, lo si No, compra no, anche certo. leggermente sotto 100. Mi ricordavo il prezzo, ma non mi ricordo se era 98 o 97. Quindi vedete, è 98 e 58 in lettera. Quindi lo compri a cavallo di 98 e mezzo. Facciamo, arrotondiamo. Quindi lo si compra sotto 100. Quindi l'eventuale plusvalenza 100 meno 98 e mezzo è reddito diverso. Può essere utilizzata per compensare la minusvalenza. Allo stesso modo, anche le cedole sono reddito diverso. Il prodotto è quotato sul CertX, quindi sul mercato regolamentato, c'è il market maker a garantire la liquidità in acquisto e in vendita con size no opportune, quindi con quantità opportune. La scadenza naturale è nel febbraio del 2023, quindi la scadenza è anche relativamente vicina. Stiamo parlando di un prodotto che ha un anno e mezzo di vita davanti, mal contato. La cedola, vedete, è pagata con frequenza trimestrale, eccola qui, la cedola ammonta all'1%. Nonostante, non mi ricordo se l'ho detto, credo di sì, ma lo ripetiamo. No, non l'ho detto invece, mi è venuto in mente adesso, il certificato investe in sottostanti americani che sono quotati in dollari, ma contiene l'opzione quanto. Quando nel titolo, oltre che nel KID e nel prospetto informativo, trovate la parola quanto, vuol dire che il certificato contiene un meccanismo che anestetizza il cambio. Quindi è vero, i sottostanti sono in dollari, ma il certificato non risente della variabile dollaro, quindi della variabile rischio valutario, perché viene eliminata. Qui Riccardo ha aperto il KID, che è il bignami, no? Perché ha fatto liceo, no? Esatto. È il riassunto, diciamo così, di quelle che sono, no, le caratteristiche principali, le caratteristiche salienti per andare a comprendere quelle che sono le caratteristiche di un certificato, quindi quali sono i sottostanti, qual è il livello di strike, qual è il livello della barriera, quali sono i giorni in cui c'è la data di rilevazione, dati in cui c'è la record date, si verifica, no, se il certificato contiene o non contiene l'opzione autocall, si verifica se la trigger è sempre il 100% dello strike iniziale, oppure se è una trigger decrescente nel KID. Ci sono proprio tutte le caratteristiche per comprendere il prodotto. In questo caso la prima data di rilevazione è a maggio di quest'anno. In questo caso non è attiva l'opzione autocall che ho appena citato, per cui fondamentalmente se entrambi i sottostanti sono superiori alla trigger cedola, ecco che il certificato paga la cedola dell'1%. Se altrimenti uno dei due è inferiore, la cedola viene pagata e si va alla data di rilevazione successiva. Non l'ho detto, ma la cedola contiene l'effetto memoria. Ecco, questa struttura, al di là del fatto che possano piacere i titoli e Amazon e Facebook che ho appena citato, la struttura in sé però di questo prodotto secondo me è interessante. Perché oltre alla scadenza breve 2023, che cosa? Ha una barriera discreta, cioè attiva sulla scadenza, ha la cedola con effetto memoria e ha l'airbag a proteggere il capitale a scadenza in caso di evento barriera che si verifica. Quindi è uno di quei certificati che citavo idealmente prima. Poi ripeto, questo può piacere come sottostante, qualcuno potrebbe dire io vorrei un prodotto simile su, non so, Eni ed Enel, per dire, su Eni e Repsol, perché magari gli piace il settore petrolifero, su Fiat e Volkswagen, perché gli piace il settore automobilistico. Insomma,
o su due indici, per dire, no? Quindi quelli dopo sono gusti personali, sono opinioni, eccetera. L'importante è comprendere, no, quali sono le caratteristiche della struttura. Questa struttura, secondo me, è interessante. Dicevamo, prima l'attivazione niente, opzione autocall, e abbiamo quindi questi due scenari. Seconda, scusatemi, data di rilevazione, siamo invece nel trimestre, quindi siamo ad agosto, e a fine agosto, quindi in questo caso invece si attiva l'opzione call, per cui abbiamo di fatto tre scenari, no? Il primo, tutti e due i sottostanti sono superiori allo strike, il certificato mantiene la protezione, scatta l'autocall, rimborso in anticipo rispetto alla naturale scadenza, quindi rimborsa 100 e paga l'ultima cedola dell'1%. Secondo scenario, almeno uno è sotto lo strike, ma entrambi sono sopra la trigger della cedola, si incassa la cedola, si va alla data di attivazione successiva. Terzo scenario, quello negativo, almeno uno è inferiore, no, alla soglia cedola. In questo caso non si percepisce la cedola, che però gode dell'effetto memoria, quindi non è automaticamente persa, ma può essere recuperata qualora in futuro non si verifichino nuovamente, alla data di rilevazione ovviamente, le condizioni per il pagamento della cedola. Questi tre scenari noi li abbiamo in ogni data di rilevazione, a partire, dicevamo, da agosto fino a scadenza, se il certificato non viene mai richiamato in anticipo. Qualora dovesse essere richiamato in anticipo, ovviamente si estingue. Qualora non verrà richiamato, giungerà, abbiamo detto, la naturale scadenza, che è nel, adesso non lo vedo, nel febbraio del 2000 Nel e febbraio 2023, esatto. 23, scusami. E in questo caso abbiamo a scadenza due scenari, no? Tutti, entrambi sono sopra la barriera, almeno uno è sotto la barriera. Se entrambi sono sopra la barriera, come si dice, il capitale è protetto, si mantiene la protezione, quindi rimborsa 100, paga l'ultima cedola. Altrimenti, se si verifica l'evento barriera, cioè almeno uno dei due è sotto la barriera, si prende la performance del peggiore. Non a caso questo certificato è un worst off, come dice il termine, no? Anche nel titolo. E, dicevo, si paga la performance negativa del sottostante, però attenzione, in questo caso abbiamo attiva l'opzione airbag, per cui di fatto gli strike vengono rimodulati verso il basso, per cui quando si va a calcolare il reale, diciamo così, impatto negativo della performance, sicuramente mitigato rispetto a quello che è diciamo così, che sarebbe la perdita in caso il certificato non contenesse questo dettaglio. Quindi questo, dicevo, è un certificato, piacciono o non piacciono questi titoli, per carità, è interessante come struttura. Ce ne sono degli altri con questa tipologia emessi da Unicredit, non so, magari possiamo far vedere come trovarli, quindi possiamo vedere, no, sul sito come andare a cercare cash call con airbag, in modo tale che qualcuno possa verificare magari altri sottostanti. Io dicevo, le aziende Allora, sono big, producono utili e sono in America, visto che abbiamo introdotto parlando, no, della debolezza americana. Però, ripeto, ognuno deve scegliere in funzione di quello che è la propria aspettativa e soprattutto della propria pianificazione finanziaria. sì, no, giustissimo. Allora, mentre parlavi, appunto, proprio in concomitanza dell'argomento airbag, c'è arrivata una domanda che diceva, c'era una domanda che diceva, quanto è l'airbag? E quando diverso dal trigger, cioè fondamentalmente, allora l'airbag è quella opzione che, come giustamente diceva Gabriele, si attiva sulla scadenza ed è quell'opzione che permette di rendere uguali lo strike alla barriera. Infatti, se voi vedete, strike e barriera sono uguali. In questo caso, lo strike e lo strike e la barriera vengono posti al 70% del fixing iniziale e nel caso in cui a scadenza si verifichi fondamentalmente lo scenario sfavorevole, quindi che fondamentalmente costituisce nel fatto che uno dei due sottostanti chiuda al di sotto della barriera e in quel caso si vedrà la performance del peggiore tra i due, allora in quel caso si attiverà l'airbag. Come diceva giustamente Gabriele, l'airbag è una sorta di materassino, okay, che permette fondamentalmente di andare a mitigare le perdite. Come si può? È un esercizio facile. Allora, la formula di rimborso, nel caso in cui il sottostante chiuda al di sotto della barriera, è la classica formula che è valore di riferimento del sottostante alla data di valutazione finale diviso strike per 100. Allora, voi potete fare un esempio e potete fare anche una simulazione di quello che può essere un rimborso
con lo stesso certificato nel caso in cui appunto il certificato abbia oppure nel caso in cui il certificato non abbia l'airbag. Allora, se ha l'airbag, quindi supponiamo che il peggiore dei due è Amazon e supponiamo che Amazon a scadenza chiuda a 2000 dollari, allora con airbag come viene calcolato il rimborso? Il rimborso sarà calcolato 2000, che è il prezzo di riferimento alla data di valutazione finale di Amazon, diviso 2313,50, che è appunto il nuovo strike per 100. Questa formula vi darà il rimborso del certificato con airbag. Nel caso in cui il punto stessa struttura senza airbag, come sarà calcolato il rimborso? Dovrete fare, e supponiamo sempre gli stessi dati, quindi 2000 dollari, che è il prezzo di valutazione, il prezzo alla data di valutazione finale, diviso però 3305, che è il valore di fixing iniziale. Se voi avete la calcolatrice sotto mano, ok, ed è un calcolo semplice, potrete vedere come impatta l'airbag o come va a mitigare quelle che sono le vostre perdite. Allora, come diceva giustamente Pierpaolo, scusami, sto pensando a Pierpaolo, perdona, Pierpaolo, perché Pierpaolo, l'ho sentito poco prima, Pierpaolo Scandura, con cui tra l'altro facciamo numerosi certificati. Come diceva giustamente Gabriele, in questa sezione filtro, poi abbiamo fondamentalmente i prodotti con airbag, quindi cash collect airbag. Qui ci sono tutti i nostri cash collect con l'airbag, quindi con l'eventuale protezione. Sta a voi poi andare a scegliere quello che vi interessa di più sulla base del prezzo. Magari andate a selezionare un prodotto che quota sotto 100, sulla base magari di quella che è il coupon, eventualmente più o meno cicciotto, sulla base della frequenza di pagamento, che può essere trimestrale piuttosto che semestrale e quant'altro. Quindi diciamo che c'è tantissima possibilità di scelta, o anche sulla base di quello che è la vostra idea di diversificazione settoriale, compagnie aeree, e quindi magari vado a consultare se c'è un prodotto sulle compagnie aeree, e quindi posso anche aggiungermi un filtrino, quindi dove è indicato qui come o sottostante, quindi scelgo una compagnia aerea piuttosto che argomento, piuttosto che settore. Quindi vedete, a vostra disposizione ce ne sono talmente tanti, quindi vi potete, insomma, sbizzarrire un po' su quello che è la ricerca. Ok, Gabriele, io credo di aver più o meno detto tutto. Non so se volevi aggiungere qualcosa, su questo, oppure no. No, assolutamente, guarda, ho fatto una cosa al volissimo. Se mi ridai, beh, oppure lo posso dire a voce: ho fatto il conteggio con e senza airbag, no? Ti Fondamentalmente ridò lo questo. schermo se vuoi, ti ridò lo schermo, così se lo vuoi mostrare, dimmi tu se ti va. Sì, vai tranquillo, c'ho l'Excel al Ok, volo. perfetto. Eccoci qua, no? Che cosa ho fatto? Sono andato a prendere, no, i dati che ha appena citato Riccardo, no? E sono andato a prendere quindi, no, le due formule, cioè in caso di evento barriera o senza evento, cioè scusatemi, con o senza airbag, in caso entrambi di evento barriera a scadenza. Ho preso come worst off il sottostante Amazon e che cosa ho fatto? Ho fatto l'ipotesi di dire, ok, ipotizziamo che il titolo Amazon sia a 2000 dollari, quindi sotto il livello della barriera a scadenza. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto l'esempio, vedete, senza airbag, che è questa prima risposta. In questo caso, andando a dividere che cosa? 2000, che è il valore, no? Il prezzo finale di Amazon per lo strike, cioè 3305, moltiplicando per 100 si ottiene, vedete, un rimborso di 60 euro a certificato. Al contrario, invece, andando ad attivare l'opzione airbag, quindi andando a rapportare i 2000 dollari che abbiamo detto essere il prezzo finale di come si chiama, di Amazon in caso di evento barriera, con il nuovo strike, vedete, 2300 erotti, si ottiene, vedete, un rimborso di 86 euro. Quindi vedete che c'è una differenza assolutamente significativa, no? Tra la presenza oppure l'assenza di un'opzione
airbag. In generale, visto che c'è qualcuno che me l'ha chiesto in WhatsApp in questo momento, 2 minuti fa in realtà, ma il concetto era quello, mi ha chiesto, ripeti brevemente quali sono le caratteristiche importanti di un certificato per essere protettivo. Abbiamo detto, le scrivo qua così tutti le vedete, barriera discreta. Ho la tastiera nuova, scusate, ma ho preso quelle piccole ultra sottili, no? Queste qua. Ci vuole da cinese fondamentalmente. Dicevo barriera discreta, cedola con effetto memoria e abbiamo detto opzione airbag, no? Se queste tre condizioni sono tutte comprese all'interno di un certificato, beh, ben venga, perché fondamentalmente sono tutte situazioni di protezione. Ovviamente la cedola, l'airbag soprattutto, sono funzioni costose, no? Da un punto di vista della struttura del certificato, quindi non in tutti i momenti storici o non su tutti i sottostanti si riuscirà a inserire questa funzione, però di fatto quando c'è andiamola a sfruttare, perché sicuramente vedete che tutela l'investitore in caso di evento avverso, cioè a scadenza si verifica l'evento barriera. Ti ripasso la linea. Sì, mi riprendo subito la linea. Allora, eccoci qua. Intanto, Gabriele, ci chiedevano, nel frattempo che riprendo la linea, ci chiedevano fondamentalmente due domande. Allora, l'airbag corrisponde sempre alla barriera cedola o può essere anche diverso? Rispondo io da strutturatore, può essere anche diverso. Come si fa a trovare, a capire quando è diverso o meno, basta consultare il KID, lì c'è scritto tutto, oppure anche nelle pagine del sito, lì trovate tutti quelli che sono i valori relativi al livello di trigger per la cedola e al fixing iniziale, di conseguenza anche l'airbag. Poi un'altra domandina, poi ti lascio proseguire, Gabriele. Fondamentalmente è questa: esistono airbag con certificati emessi in reverse? Noi non abbiamo questa Non mi tipologia di pare prodotto. Non mi di non... Come averne. scusi? Non mi pare, Esatto. non mi pare. Così su due piedi direi di no. Ok. No, non ti dico la verità, non ricordo neanche io. Ok, allora, vogliamo andare con il prossimo esempio? E poi, tra l'altro c'è una domanda, scusate, ma quello strike a 2313 confonde solo le idee, lo strike è 3305, airbag uguale prezzo finale su prezzo barriera. Sì, però attenzione, questo nel caso in cui noi abbiamo fatto l'esempio facendo vedere come funziona l'airbag, ok? La barriera, dovete sapere che per il rimborso di un certificato, la formula matematica prevede fondamentalmente la divisione, diviso non la barriera, ma diviso lo strike iniziale. Quindi, per fare un esempio come da formula concettuale corretta. In questo caso, è proprio perché diciamo si attiva l'airbag, c'è cioè l'airbag attivo, l'indicazione dello strike, non come fixing iniziale, ma come strike, uguale alla barriera, permette di capire appunto che a scadenza, nel caso in cui si verifichi l'evento negativo, bisognerà diviso quello strike lì e non diviso il fixing iniziale. Ok? Allora, Gabriele, ci Quindi, siamo? Se in vuoi. realtà un paio di reverse con airbag esistono, un paio, sono numericamente pochi, ma un paio esistono, ho verificato mentre stavi parlando. Ok, non ricordo, a memoria non li ricordo, non sono nostri, oppure se sono nostri sono stati emessi tantissimo tempo fa. Ti dico onestamente, non credo che però sia una struttura nostra. Ma sono Esatto, no? proprio. Ma sai, se magari in passato, anni fa, magari qualche prodotto attivo Assolutamente. in gamma ci sta, non lo ricordavo, quindi sarebbe stato, anche perché li ho ricontrollati questa mattina i cataloghi prodotti, mi sarebbe sfuggito, insomma. Ok, andiamo al prossimo esempio, eventualmente. Allora, io
Qui, guarda, questo nasce da una richiesta, no? Fondamentalmente mi dicono non parli mai di indici come sottostanti, in realtà ne parlerei molto volentieri perché chi mi segue magari da un po', quindi da un annetto circa giù di lì, sa che io amo i certificati con sottostanti, gli indici, se vogliamo hanno una remunerazione più bassa a livello di cedole erogate o di bonus, se dovessero essere dei bonus cap o dei top bonus. Però fondamentalmente ovviamente il sottostante è sicuramente meno volatile, meno rischioso, difficile che un indice ti possa fare più 40, meno 40 nell'arco di un anno. Capita, per carità, il marzo scorso è lì a dimostrarlo, però diciamo che grazie a Dio è l'eccezione e non la norma sui mercati finanziari. Quindi amo particolarmente. Il problema è che in questi momenti, no, dove il mercato da un anno a questa parte è quasi sempre salito con volatilità bassa, riuscire a costruire, a trovare dei certificati che avessero costruiti no, su indici interessanti non era facile. Ne ho selezionato però uno perché giustamente in tanti mi seguono e quindi hanno ovviamente una sorta di precedenza nel formulare domande chi mi segue da tanto tempo. Allora, qui abbiamo un DE000HV, quindi rispondo volentieri, 40 U di Unicredit, G di Gabriele, 7, 7. Ecco. Eccoci qua, questo è un cash, quindi siamo nell'ambito no, del capitale condizionatamente protetto, siamo a parlare di un cash collect, un prodotto che paga una cedola periodica, quindi l'obiettivo finanziario è quello dell'entrata periodica, no? Questa è l'introduzione classica che facciamo. Qui vedete abbiamo due sottostanti, abbiamo il nostro FTSE MIB, quindi l'indice principale italiano, e abbiamo l'S&P 500 che è l'indice azionario americano. Qui trovate l'ISIN del prodotto, magari se vai su lo vediamo anche più in grande, perché spesso e volentieri magari chi ci segue da cellulare, da tablet, così non vede mai l'ISIN grande. Eccoci qua, no? Questo è per identificare il codice, no? Ogni tanto qualcuno chiede che cos'è l'ISIN. L'ISIN è il codice fiscale, mettiamola così, del certificato di impronta digitale, è quello che serve per identificarlo in modo univoco, perché ci sono fondamentalmente no, decine di certificati, no? Quindi se uno chiama in banca e dice mi compri il cash collect di Unicredit con FTSE MIB, dall'altra parte del telefono dicono quale, ce ne sono 10, 20, 30, eccetera. E quindi devi identificarlo in modo univoco. Il codice fiscale, il codice ISIN serve esattamente a questo scopo. Dicevo, questo è un certificato interessante perché è costruito su due indici. La struttura è quella classica del cash collect, è quotato sul CERTX di Borsa Italiana. La scadenza è dell'EURTLX, scusatemi, anche se adesso l'EURTLX è di proprietà prestata per È di sempre Borsa Italiana, italiana, esatto. quindi di fatto potremmo quasi dire che, anche se le regole in realtà sono diverse al momento, per ora del CERTX e dell'EURTLX, per cui trattiamoli no, come settori diversi, però la proprietà di fatto è quella. Dicevo, ha una scadenza lunghetta, se vogliamo, perché vedete scade nel dicembre del 2025, no, Riccardo mi anticipa sempre, e quindi così bisogna verificare che sia un prodotto in linea con quella che è la pianificazione finanziaria della persona. Abbiamo detto che è costruito su due sottostanti che hanno una caratteristica, se andiamo più in basso a vedere le quotazioni, fondamentalmente in questo momento sono entrambi sopra la propria livello di strike, quindi sono sopra come si chiama? La barriera e sono sopra La anche il barriera. livello di strike. Lo si compra un filino alto, se vogliamo, perché vedete quota 100, quasi, il mercato è chiuso, quindi se lo si compra in area 102-103 per dare un'idea, però è comunque interessante nonostante tutto. Paga una cedola dell'1,12%, la paga con frequenza trimestrale. Non c'è l'opzione richiamo anticipato, non c'è neanche l'effetto memoria in questo caso. La prossima data di rilevazione sarà a giugno di quest'anno e via, insomma, questa è la struttura. Adesso non stiamo a fare tutte le casistiche di nuovo perché appesantiamo magari, sono già le 6 meno un Certo. quarto, quindi ho già vari però questo qua è uno di quei prodotti che secondo me può essere interessante, soprattutto se la debolezza
dei sottostanti dell'indice americano all'esterno dovesse continuare ancora qualche seduta, dovesse perdere qualche punto percentuale, questo certificato già dovesse tornare in area 100-101, secondo me sarebbe interessante, perché ripeto, le barriere sono discrete, sono profonde, per cui da questo punto di vista è senz'altro un certificato interessante. Per darvi un'idea, un attimo che li andiamo a prendere, i livelli della barriera, magari andiamo sul kit, così facciamo vedere dove trovare, così diamo una panoramica un po' generale. Se questo è un Quello che prodotto comunque emesso tempo fa, insomma, e sono al 60%, probabilmente Esatto, con poi a mercato aperto si vede anche la barriera, ora non so come mai non si riesca a vedere. andiamo giù. No, non sono sul PID, è indicata solo la percentuale, non il valore massimo. Ve lo dico, fondamentalmente il FTSE è una barriera a 13.329 punti. Qui stiamo parlando di un prodotto che oggi è in area 24.400 rotti. E mentre l'S&P 500 ha una barriera a 1.665 punti, e stiamo parlando di un indice sopra i 4.000 abbondanti, no? Per cui, da questo punto di vista, è un certificato che mi sento di definire abbastanza prudente. Poi sulla parola prudente, sui Assolutamente. che non bisogna mai fare riferimento troppo spesso, perché l'anno scorso i mercati l'hanno perso un 30% in poche settimane, per cui quello che sembrava, provate a pensare, io faccio sempre l'esempio perché è recente, ma è emblematico di Eni a inizio anno del 2020, quindi a gennaio 2020, era in area 14, a settembre era in area 6. Parliamo del principale titolo per capitalizzazione italiana, ha perso più di un 50% in un anno. L'ha recuperato, è salita su 10, benissimo, però lo scopri dopo. Intanto quella discesa c'è stata, tutti i certificati che scadevano in quella finestra temporale ovviamente hanno rischiato o sono andati a barriera. Quindi non dimentichiamoci che pasti gratis e calci di rigore sui mercati finanziari ce ne sono pochi. Pochi, certo. Poi, No, è interessante questo, soprattutto ci fa capire, avendo la stessa famiglia, quindi prendendo in considerazione la stessa famiglia di la macro area, no, dei cash collect, come cambiano le opzioni, fondamentalmente come cambiano le caratteristiche del certificato. Rispondo solo a una domanda che al momento fondamentalmente era una domanda precedente, però in realtà si può collegare a questa, dove vedo le eventuali cedole pagate, non pagate, con effetto memoria. Allora, al momento il sito non prevede questa funzionalità, la implementeremo all'interno della pagina del singolo prodotto. Purtroppo non abbiamo delle tempistiche certe, ma ci stiamo lavorando per permettere di indicare anche quei prodotti, cioè all'interno della pagina prodotto, se ha pagato o meno la cedola, in modo che magari appunto l'investitore possa farsi i suoi calcoletti e possa capire se la cedola è stata pagata oppure non è stata pagata, se verrà appunto ripresa nella data di osservazione successiva, se c'è l'eventuale effetto memoria o meno. Ci stiamo lavorando. Con un po' di tempo arriverà il tutto. Ok, allora, vista questa struttura, ne vogliamo vedere un'altra? Sempre stessa famiglia dei cash collect? che Ok. cosa vuoi? Io mi sono selezionato, come dire, mi sono segnato due fixed, uno su Intesa e uno su Eni, e quindi Sì. qui trovo Europa il concetto, oppure mi sono segnato anche un maxi coupon e poi c'è un paio di bonus, volendo quelli, no, con scadenza Allora, che hanno, dov'è il. io direi andiamo su un fixed, magari su, non so, andiamo su Eni, dato che abbiamo pa appunto parlato poco fa di Eni, poi andiamo magari su un maxi coupon e poi vediamo eventuali domande o richieste di analisi di qualche certificato e poi giungiamo un po' a scadenza. Allora, quello di Eni ce l'ho sotto mano, HV4M970, ok, eccolo qua. Allora, qui siamo di fronte a un certificato particolare. Particolare perché? Perché la famiglia è sempre quella dei cash collect, quindi un porto capitale condizionatamente protetto che paga una cedola periodica. Qual è la caratteristica di questa cedola? È che è, come si dice, incondizionata, cioè viene pagata indipendentemente dall'andamento del sottostante. Mentre nei cash collect che abbiamo visto prima, se vi ricordate, alla data di rilevazione si andava proprio a rilevare l'andamento del sottostante per vedere se
scattava l'opzione autocall o se, diciamo così, si verificava come si dice, la condizione per il pagamento della cedola. Ecco, in questo caso né l'autocall né la condizione per il pagamento della cedola vengono verificati, cioè in automatico il possessore del certificato alla data di rilevazione riceve la cedola. A scadenza, che cosa succede? Succede che la barriera è discreta, quindi sarà in quel momento, no, che ci sarà il regolamento dei conti, diciamo così, che si tirerà una riga. In questo caso il sottostante è solo uno, quindi è semplice, si prende a riferimento solo il titolo ENI. Se ENI sarà superiore alla barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola, altrimenti il certificato perde la protezione, cioè si verifica l'evento barriera perché la quotazione è sotto. Ecco che allora pagano la cosiddetta performance negativa del sottostante, cioè prezzo finale diviso strike, cioè prezzo iniziale moltiplicato per 100, una formula che ormai abbiamo imparato a conoscere. Questo è il tipico certificato per quell'investitore che ha necessità di avere un'entrata periodica fissa, no? L'esempio che si fa è, non so, l'integrazione della pensione, chi ha un mutuo, le rate della macchina, la mensa del figlio, cose di questo tipo. Bisogna ovviamente verificare, in base a quella che è la pianificazione finanziaria della persona, se lo strumento è in linea con il grado di rischio, se è in linea con l'ottica temporale. Questo prodotto, non l'abbiamo detto, scade nel 2024, quindi bisogna verificare, no, che il prodotto sia efficiente per la propria pianificazione finanziaria, ma se lo è sicuramente un prodotto in linea per l'entrata periodica. E quindi questo secondo me è un certificato assolutamente interessante. Non ho detto la cedola dello 0,40% pagata con frequenza mensile. Quindi tutti i mesi il possessore di questo certificato incassa lo 0,40 fino a scadenza nel 2024, indipendentemente dall'andamento del titolo sottostante. In questo caso è ENI, quindi chi ha una visione neutrale come andamento delle quotazioni o rialzista sul titolo ENI, questo sicuramente è un certificato che può essere interessante. Lo ripetiamo, le cedole sono dello 0,40, costituiscono reddito diverso e possono essere utilizzate, no, per recuperare eventuali minusvalenze. È interessante anche perché lo si compra alla pari, quindi lo si compra a cavallo del prezzo di emissione, per cui da questo punto di vista è senz'altro un aspetto positivo. Se vuoi facciamo vedere anche suo fratello, quello su Intesa. La Ne ho, di struttura. questo, esatto, ne ho parlato proprio questa mattina, fondamentalmente. Mi piaceva anche far vedere, Gabriele, come si è mosso il prezzo del certificato, dato che ENI ha chiuso con un più 2,07%. Vedete, è passato da un prezzo sotto la pari di circa 99. Questo è un prezzo in bid, ovviamente, sul grafico. Odierno abbiamo il prezzo in bid a 99, ora siamo su 100,59, che comunque è sempre un prezzo interessante. Ricordatevi, come diceva Gabriele, queste sono cedole incondizionate che vengono pagate indipendentemente dall'andamento dell'azione sottostante, e il reddito diverso, quindi va a compensare le minusvalenze. Per chi lo tiene in portafoglio 12 mesi, equivale a dire un 4,80% di incasso cedolare fisso. Quindi indipendentemente da quello che succede all'azione sottostante. Mi dicevi, facciamo vedere l'altro, giusto? Il fixed su Intesa, oppure stavi dicendo No, altro? Scusami. no, va benissimo quello su Intesa, lo facciamo vedere velocemente. HV47 J di Juventus E0. Zero. Lo facciamo vedere, Gabriele, ma noi in realtà ti avevo detto inizialmente, non facciamolo vedere. È bello far vedere perché. Perché ovviamente la strutturazione sui sottostanti diversi, che possono essere single underline, quindi singoli sottostanti piuttosto che multi underline, permette a noi fondamentalmente di dare dei premi più o meno consistenti. Quindi più il sottostante è volatile, più ovviamente il premio a rischio è alto. In questo caso, sempre è diverso, la struttura è diversa. Scusate, la struttura stessa, sempre un fixed cash collect, emesso credo in una data di emissione diversa, con scadenza dicembre 2023. Vedete un coupon incondizionato di 1,50 euro.
a differenza del precedente che era 0,40. Bisogna vedere qual è la periodicità di osservazione. Lo ricordi o vediamo il KID? Questo è trimestrale. Ok, perfetto. Quindi sarebbe uno 0,50 mensile, fondamentalmente. Cioè, di E più, voi. anche dal momento in cui è stato emesso, no? Perché fa fede alla volatilità che aveva il sottostante nel momento in cui il certificato è stato emesso. Se il certificato fosse stato emesso, non so, a marzo, metà marzo dell'anno scorso, ovviamente era molto più generoso da questo punto di vista. Quello è Certo. una questione di timing. Oppure per vedere una maggiore remunerazione, uno potrebbe mettere come sottostante, non so, Tesla, Moderna o prodotti di quel tipo. Sicuramente, a parità di Esatto. struttura, la cedola mensile o trimestrale che sia è più generosa, probabilmente. All'aumentare della volatilità aumenta fondamentalmente, no, la possibilità che si verifichi l'evento barriera, no? Quando uno va a vedere, magari possiamo fare un webinar su questo argomento, può essere carino, su quelle che sono le variabili che determinano l'andamento del prezzo di un certificato. Le variabili principalmente le sintetizzo, giusto per essere veloce, quelle principali sono l'andamento del sottostante, la volatilità del sottostante, la scadenza, la distanza dalla scadenza, non la vita residua del prodotto. Poi in realtà ci sarebbero i dividendi attesi, eccetera, anche. Però le principali in genere sono queste. Potremmo fare un webinar proprio su questo, una sorta di education, no? Perché effettivamente è un argomento particolarmente interessante da questo punto di vista. Magari Certo. qualche declinazione sui bonus piuttosto che sui cash collect, però in ogni caso il concetto qual era che vi ho citato, che l'aumento della volatilità di fatto è controproducente per il prezzo di un certificato perché rende più probabile l'evento barriera. Al contrario, invece una diminuzione del prezzo del valore della volatilità invece è un favore per il prezzo del certificato. Del Poi certificato. quanto la volatilità incide dipende anche dalla scadenza, perché un conto se un certificato scade, no, nel 2025, uno se scade fa 3 settimane, no? Sono ovviamente un'incidenza diversa, però di fatto il dato è quello. Certo. Allora, giusto Gabriele, per insomma farlo vedere anche a tutti, se vi interessa il prodotto, magari come quello, cioè come questi due. E visitate l'area info, avvisi, nuovi prodotti. Questo mi collego più che altro per vedere le emissioni simili. Allora, il certificato di Cash Collect su ENI, se non erro, apparteneva alla nuova emissione del 29 di aprile. O comunque, indipendentemente, come dicevamo, andare a consultare la brochure dell'emissione vi permette anche di fare un paragone, un confronto tra quelli che sono i sottostanti e i premi. Quindi qui trovate la descrizione del nostro prodotto, qui in basso trovate la tabellina. Eccolo qua, il prodotto su Eni di cui parlava Gabriele. Vedete, insieme a Eni abbiamo emesso altri 28 fixed cash collect, ognuno con un premio diverso, ognuno con un sottostante diverso, con una rischiosità ovviamente differente, quindi abbiamo compagnie aeree con anche all'interno delle compagnie aeree rischiosità e volatilità diverse, abbiamo titoli particolari, titoli tecnologici e quant'altro, quindi diciamo che la scelta è sempre sempre molto molto ampia, quindi se volete anche consultare la brochure dell'emissione vi può aiutare nel mettere in paragone più prodotti. Assolutamente, il confronto è alla base della selezione. Certo. Allora, abbiamo l'ultimo, giusto? Sì, beh, dipende, ho anche un paio di bonus volendo. Comunque, se vogliamo restare su prodotti a cedola, ho un maxi coupon che può essere interessante, di quelli, no, con cedola del 4% per le prime 4 date di rilevazione, che poi in realtà, le prime 3 date di rilevazione, che la prima è già stata pagata, in realtà ne restano due. Comunque, DE000HV4, LW U di Udine e 6. Ok. Questo è un prodotto a cedola perché tecnicamente adesso lo dovremmo vedere, eccoci qua, vedete un cash collect. E cosa vuol dire? Costruito su, vedete, 3 titoli.
Intesa San Paolo, STM e Repsol, tre titoli di settori diversi, quindi è senz'altro un sottostante, diciamo così, maggiormente rischioso rispetto a un fratello, cioè fratello a livello di struttura, con tutti i titoli appartenenti allo stesso settore. Il fatto che siano però appartenenti a settori diversi ha un vantaggio, permette all'emittente fondamentalmente di creare un prodotto con più ciccia, no, da utilizzare per la struttura del prodotto. Il prodotto è quotato in questo caso sul Sedex di Borsa Italiana, scade nel 2024, la barriera è sempre discreta, quindi attiva a scadenza, quindi le caratteristiche sono sempre le stesse. Qual è la caratteristica saliente di questo prodotto? Perché l'ho chiamato Maxi Cedola? Perché fondamentalmente paga le prime tre cedole del 4%. La prima cedola è già stata pagata, questo vuol dire che la prima data di rilevazione c'è già stata, parliamo di aprile di quest'anno, quindi stiamo parlando di cos'è, 10-20 giorni fa fondamentalmente, e quindi la prima cedola del 4% è stata pagata. Restano le prossime cedole. Attenzione, perché qui la cedola, non l'ho detto, ma in realtà è il dato importante, è una cedola mensile, quindi vuol dire che la prossima data di rilevazione sarà maggio, quindi sarà fra una decina di giorni, il 27 maggio, vado a memoria, e sarà del 4%. La successiva sarà ovviamente a fine giugno, sarà anche quella del 4%. Poi a quel punto la cedola resta, no, non è vero, la cedola diventa trimestrale e diventa dell'1,80%. Quindi c'è una sorta di variazione, no, della struttura del certificato. Esatto. Quindi le prime tre cedole sono su base mensile, ciascuna del 4%. Ecco perché è chiamato Maxi, perché fondamentalmente paga un 3x4, un 12% nei primi mesi. Per chi l'ha comprato ovviamente in precedenza e ha incassato la prima. Chi lo dovesse comprare, per dire domani mattina, la prima cedola è già stata pagata, quindi non la incassa, avrebbe le eventuali due cedole successive. Poi dicevo, dalla data di rilevazione invece di settembre, la cedola diventa trimestrale e diventa dell'1,80%. Non solo, si attiva anche la trigger, che inizialmente è del 100%, poi diminuisce periodicamente di un 5%. Cos'altro dire? La Beh, cedola non abbiamo è messo un po' di abbiamo carne al fuoco in questo caso, quindi più elementi sì, ci insieme. sono più esatto. Beh, unendo però tutti questi prodotti si è creato questo prodotto con questo diciamo così, questa serie in realtà di cedole importanti all'inizio. Perché Maxi Cedola? Perché può essere utile. Adesso qui ho fatto vedere su questi sottostanti, però magari facciamo vedere gli altri certificati della covata, perché ovviamente Unicredit non ha emesso solo questo, ne ha emessi anche altri con altri sottostanti. Quindi io vi ho selezionato questo, ma nulla vieta che, tra l'altro, mi sembra che questo sia stato quello che abbiamo citato anche nel webinar precedente con Stefano Fanton Certo. 10 giorni fa, forse. Quindi è sempre lo stesso, però della stessa covata ce ne sono anche altri e li potete andare a valutare. A me piace questo, ovviamente l'avevo già citato, mi è venuto in mente adesso che l'avevo già citato, però questo conferma la mia scelta, perché anche oggi, riguardando il dato, la mia attenzione è volata su questo, e quindi il dato è questo. Però ripeto, potete andare a selezionare come si chiamano, dei sottostanti diversi, ecco. Sì. L'importante è Allora, per comprendere la vedere. struttura del prodotto. Sì, scusami, ti ho interrotto. No, vai, vai, è finito. Sento un po' di rimbombo nel frattempo, non so se c'è qualche. È cambiato qualche impostazione, sento un po' di rimbombo nella voce. Comunque, se vi interessa il Maxi Cedola, potete andare qui sul filtro tipo di prodotto e poi Cash Collect Maxi Cedola. E quindi trovate tutti i prodotti con Maxi Cedola eventualmente. Potete anche nella mostra colonne metterci la data di regolamento con la ricerca e poi viene fuori l'insieme dei prodotti con la data di regolamento e li potete esportare anche in Excel. Allora, Gabriele, io diciamo, dato che siamo in finale, riprendo una domanda che era arrivata proprio all'inizio, inizio, inizio, che è questa: se possibile vi chiederei un'analisi su questo certificato e poi magari ci teniamo un po' da parte gli eventuali
certificati magari per un appuntamento intermedio, oppure eventualmente chi vuole, cioè possiamo anche riprendere il prossimo webinar se le condizioni di mercato lo permetteranno. Allora, il certificato di cui ci chiedono analisi è un DE000HV4H9T5, che è già in portafoglio, quindi magari analizziamo anche un po' la struttura di questo prodotto, vediamo se è già una struttura analizzata in precedenza. È un cash collector stock con effetto memoria. È un 90, ok, ora quota 91,25 sotto da pari, e il paniere di titoli sono Beyond Meat, Coca-Cola, McDonald's e Nestlé. Questo era un prodotto con coupon condizionato del 4%, un coupon trimestrale, ed ha una scadenza al 2024. Più o meno abbiamo fatto una panoramica di tutto. Vediamo se c'erano le date di rilevazione. Come abbiamo detto, la prima data di rilevazione per l'importo è stato gennaio 2021, aprile, poi luglio 2021 e così via. Quindi con una barriera per la cedola del 65% e cedole con effetto memoria. Cosa ne pensi di questo prodotto? Allora, qui stiamo parlando di un prodotto con quattro sottostanti, quindi stiamo parlando, allora, mi fai un attimo di vedere, ok, allora, quindi stiamo parlando di un prodotto con quattro sottostanti e quindi di fatto sono quattro le variabili, no? In realtà sono di più in realtà perché ogni sottostante ha le sue, però in ogni caso sono quattro variabili macro, chiamiamole così, da monitorare. In questo momento quella ovviamente più ballerina è Beyond Meat. Ha un vantaggio questo certificato che fondamentalmente i titoli più o meno appartengono allo stesso settore, che è quello, chiamiamolo, dell'alimentazione, sebbene declinato in modo diverso, perché McDonald's è un fast food, Nestlé è quella che troviamo più o meno in tutti i banchi del supermercato quando andiamo a fare la spesa, perché ha decine di prodotti, no, di uso quotidiano. Coca-Cola la conosciamo tutti, è una bevanda gassata, anche lì però in realtà ha più prodotti, e poi Beyond Meat, che forse è quella magari meno conosciuta dal pubblico, perché è una società relativamente nuova, è una società americana che si occupa di, come dire, di cibo vegetariano e vegano a imitazione della carne, cioè in pratica fa dei prodotti, quello più famoso probabilmente è l'hamburger, che dovrebbe avere, a detta di chi l'ha assaggiato, la stessa consistenza e lo stesso sapore della carne, no? Quindi sarebbe un prodotto, diciamo così, che non ha salutista, mettiamolo in questi termini, no? Esatto. Esatto. Per vegani e vegetariani, quindi non fa male alla salute, ma ti dà l'idea del prodotto, no? Ha avuto un ottimo avvio in realtà quando il titolo è stato quotato, perché fondamentalmente era salito in area, vado a memoria, 240 dollari ad azione, poi ha avuto forti oscillazioni, è sceso a cavallo di 60-65 dollari, poi è risalito in area 160, oggi si trova in area 100, boh, lo guardavo prima, attorno a 110, vado a memoria, Ora siamo a 104. 104. Davo leggermente più alta, ma siamo più o meno lì. No, quindi è un titolo molto ballerino da questo punto di vista. Dei quattro titoli che compone il paniere, diciamo così, sottostante a questo certificato, è senz'altro il titolo più volatile, quello che dà il sale e il pepe alla struttura, se vogliamo, ma è anche quello da monitorare con più attenzione. Ecco, al momento, se dovessero esserci sorprese, probabilmente potrebbero arrivare da questo titolo. Quindi, se uno ha piacere di investire su questi quattro sottostanti, sicuramente questo è un prodotto che si presta. Dipende tutto, secondo me, da Beyond Meat, e questo è quello che potrebbe dare qualche grattacapo nel caso. Certo. E quindi fondamentalmente, diciamo, come lo vedi abbastanza rischioso come prodotto, proprio perché c'è una volatilità particolare su questo sottostante? Diventa sempre difficile perché non possiamo fare consulenza personalizzata. Certo.
Sono ragionamenti ad alta voce, diciamo così. Allora, sicuramente non è un prodotto per tutti gli investitori perché essendo a capitale condizionatamente protetto con quattro sottostanti e scadenza 2024, vuoi per il grado di rischio, vuoi per la scadenza, non tutti hanno queste caratteristiche. Per me è un prodotto interessante, a me Beyond Meat come società piace. Io ho un portafoglio almeno due, vado a memoria, sì, due certificati con sottostante Beyond Meat per darvi un'idea, per cui è un titolo che tratto, che maneggio, però sicuramente mi rendo conto che non è il Nestlé della situazione, no? Il titolo a volte no, mi sbilancio su alcuni settori, parlo ad esempio di indici, parlo di titoli assicurativi, no? Che sono titoli che apprezzo perché hanno dei business stabili fondamentalmente a livello di fatturato, di utili, eccetera. Qui stiamo parlando sicuramente di un titolo più ballerino, per cui non è per tutte le tasche, ma è un titolo che a me piace. Poi c'è chi ne parla malissimo, per carità, però ad oggi è un titolo che a me piace Certo, da va monitorare. bene. Chiaro, volendo potrebbe implementare delle strategie di copertura, cioè in questo caso è anche più semplice di altre situazioni perché tra quattro titoli è l'unico, diciamo così, che è in difficoltà, se vogliamo, nel breve, però è poi la scadenza 2024, quindi tu dove, però se uno volesse, ecco che magari potrebbe andare a shortare il sottostante tutte le volte che ritiene che ci sia la possibilità di, in questo modo riesce a provare a fare un'operazione di questo tipo. Si potrebbe valutare, dipende dal caso specifico, anche dalle competenze che ha la persona, perché andare a shortare un titolo non è facile. C'è chi fa le coperture come Giovanni Borsi con le opzioni, no? Quindi ci sono vari stili, varie possibilità. Le coperture, secondo me, a volte sono più teoriche che pratiche, soprattutto quando ci sono più sottostanti, soprattutto se più di un sottostante va in difficoltà. Secondo me la miglior copertura è la diversificazione e se proprio un investitore ritiene che il sottostante possa scendere, vendere il certificato, tanti mercati sono aperti tutti i giorni, lo può tranquillamente ricomprare in un secondo momento. Quindi anche questa è una scelta che non scarterei a priori. Assolutamente no. Guarda, io credo che la domanda fondamentalmente, ora non sappiamo esattamente quando è stato acquistato il prodotto, però nel momento in cui Beyond Meat è sotto barriera, al momento non pagherebbe la prossima cedola, quindi magari un po' di paura o comunque di domande legate all'andamento di questo certificato, giustamente chi l'ha sottoscritto se le fa. Ricordiamo però, scusate, che questo è un prodotto e questo era il KID con effetto memoria, che ha le cedole con effetto memoria. E quindi nel caso in cui non sia la data di liquidazione, non sia pagata la cedola relativa, potrà essere insomma recuperata alla data successiva, al trimestre successivo. Senti Gabriele, allora noi in realtà abbiamo tante domande, però la coperta è sempre molto corta. Quindi io direi che purtroppo non ce ne vogliano i nostri amici che ci hanno scritto, ma potremmo andare avanti ancora un'oretta, insomma, con le domande che abbiamo. E io eventualmente faccio in questo modo: per quanto riguarda le domande sui prodotti, rimando a scrivere a noi o oppure a contattarci al numero verde 800 011 22. Per indicazione su eventuali strategie, rimando a te, se posso. Assolutamente, molto volentieri. Va bene, e allora facciamo in questo modo: per chi ha delle domande, eventualmente contatti noi come Unicredit oppure Gabriele Bellelli. E insomma, Gabriele, io ti ringrazio ancora per questa oretta abbondante di formazione e per i tuoi spunti. E ringrazio tutti per aver partecipato. Ci mancherebbe, ringrazio io te per avermi chiamato, ringrazio anch'io tutti i partecipanti, auguro a tutti una buona serata. A presto, al prossimo webinar.